OS X nasconde tante funzionalità che in pochi conoscono e soprattutto in pochi utilizzano. In un video di qualche tempo fa vi ho fatto vedere come personalizzare il livello di zoom e come attivare questa funzionalità, una funzionalità veramente molto comoda per chi non vede bene o per chi vuole semplicemente ingrandire una porzione di schermo senza dover fare screenshot e ingrandirla successivamente. Nel video di oggi seguiamo questo filone, nel video di oggi voglio farvi vedere come personalizzare le modalità di visualizzazione dello schermo e nello specifico come ingrandire le dimensioni del punto del mouse e come trovarlo facilmente quando non lo si trova. Vi sembra una sciocchezza, ma io uso due o tre monitor e molto spesso mi capita di perdere il mouse, e con questa piccola accortezza lo troverete immediatamente. Lo faremo tramite una sezione delle impostazioni di OS X, una sezione che in effetti non utilizzano tante persone, ma è una sezione che nasconde tantissime impostazioni molto interessanti per personalizzare al meglio l'interfaccia grafica e il sistema sonoro di OS X in modo tale da adattarlo alle necessità di tutti gli utenti. Io sono Dario Caliendo, questo è il nuovo video di Tech Fan Page e vi do il benvenuto. La sezione delle impostazioni di OS X della quale voglio parlarvi è quella relativa all'accessibilità, una sezione molto potente nella quale si possono modificare una serie di fattori grafici come quelli relativi allo zoom, audio, come quelli relativi al voice over e a tutta una serie di funzionalità che modificate sicuramente adatteranno l'utilizzo a tutte le tipologie di utenze. Nella sezione monitor nello specifico è possibile modificare una serie di impostazioni grafiche. Quella di cui vorrei parlarvi, che potrà sembrarvi una sciocchezza, ma è quella relativa al cursore del mouse. È possibile infatti modificare la dimensione del cursore, che molto spesso potrebbe risultare troppo piccolo per chi non vede molto bene, me compreso, e attivare la funzionalità scuoti il puntatore del mouse per individuare. Vuol dire che una volta perso il cursore ed effettuato uno shake del mouse, il mouse si ingrandirà improvvisamente e verrà indicato con un indicatore visivo. È anche possibile invertire i colori dello schermo, è possibile attivare l'impostazione a scala di grigi ed è possibile aumentare il contrasto delle finestre oppure ridurre la trasparenza. Tutte impostazioni che attivate ottimizzeranno l'utilizzo del computer in base alle esigenze di ogni utente. Ebbene ragazzi, avete visto, la sezione accessibilità di OS X è veramente potentissima. Si tratta di una sezione che molti pensano sia dedicata solo a un determinato tipo di utenza, in realtà però è veramente molto comoda da utilizzare anche per tutti i tipi di utilizzo del computer, perché permette di personalizzare al meglio e al massimo l'interfaccia grafica del sistema operativo per computer di Apple e anche il sistema sonoro. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento ovviamente a un nuovo video di Tech Fan Page e come sempre vi mando un abbraccione. Ciao!